Ciao a tutti. Ritroslayer. Aspetta, dobbiamo aspettare che i traduttori ci trovino. Ah, i traduttori, sì, ok. Now, so, Ora, welcome bene, everyone. benvenuti a tutti. Benvenuti ai traduttori da tutto il mondo che ora stanno traducendoci. Spero che ci abbiate trovato tutti. E oggi il nostro ospite in esponenzializzare. E Diva Diaz, yay, sono così felice che sei qui, grazie Diva e grazie per aver chiesto a me di essere il tuo ospite. Sì. Grazie per essere qui con me. Diva, hai un argomento fenomenale oggi che non vedo l'ora di sentirti raccontare. Hai scelto l'argomento consapevolezza energetica, sì, è vero, esattamente. Sì. Probabilmente non è un argomento che non si può trattare in 30 minuti, ma io ci proverò lo stesso. Sono così grata perché quando sono stata invitata a questa serie, mi stavo chiedendo che cosa gli altri avrebbero fatto con l'esponenzializzazione e mi sono chiesta che argomento io vorrei portare che mi diverte, che guardo tutto il tempo e che so che potrebbe creare di più per tutti, e questo è quello che è venuto su, la consapevolezza energetica. Intendo, se tutti voi che state guardando avete fatto dell'access o avete magari iniziato a fare qualcosa con Access Consciousness, una delle cose che guardiamo, che praticamente pervade più o meno tutto, è la consapevolezza energetica che hai su qualsiasi cosa. Una delle chiavi per esponenzializzare la vostra consapevolezza è riconoscere che ce l'hai, riconoscere che esiste. Perché spesso ci è stato insegnato che devi capire le cose, devi essere in grado di vedere nella tua mente qualcosa, come si mostrerà, devi essere in grado di visualizzare, di sentire, devi avere un buon feeling, un cattivo feeling e tutto quello che segue, quindi avere delle immagini e capire nella tua mente. E fino a un certo punto forse funziona, ma quanto più grande può essere la tua vita se tu veramente seguissi l'energia con qualsiasi cosa, che vuol dire non seguire la tua mente, non seguire le tue limitazioni che ti vengono date dalla tua mente, ma seguire quello che veramente è vero per te. Quindi quello che farei nei prossimi 30 minuti è darvi degli strumenti per renderlo ancora più facile, e questi sono i miei strumenti preferiti che uso tutti i giorni e non mi stanco mai di usarli, anzi sono ossessiva. Quindi la prima cosa che vorrei guardare con voi è sia che facciate access da 20 secoli o indifferente da quanto tempo, non ha importanza, perché quando questo argomento viene su io colgo qualcosa di nuovo da lui. Quindi la mia domanda per voi è: verità, sei un essere infinito? Questa non è la domanda trabocchetto. Giocate con l'energia, perché mi piacerebbe navigare tra le energie, quindi se non ci fosse giusta una risposta giusta o sbagliata, ma cogli quello che cogli. Se cogli un sì, allora va bene, allora se cogli un no, allora forse è qualcosa che hai deciso che sia. E comunque l'hai deciso di strugge e scrai, giusto, sbagliato, bene o male, pop-up, tutti e nove, short boys and beyond. Cosa intendo con un essere infinito? Un essere che comprende uno spazio infinito, non un essere finito che ha 10 scelte, che deve pagare un affitto, che ha una pancia più grande di quella che vorrebbe, che deve andare a una festa, deve organizzarsi il weekend, e questi sono dei problemi. Ma intendo invece effettivamente un essere infinito con infinite possibilità. Quindi vi farò un'altra domanda: come essere infinito, quanto spazio riempi? Un po'? Molto? O infinito? Ora, se cerchi di capire quali sono i lati esterni di te, non del tuo corpo, ma di te come essere, puoi trovarli o sei lì ovunque guardi? Sei lì ovunque guardi. Ora, non potresti farlo se fossi un essere finito, lo puoi fare solo se sei un essere infinito. Il motivo per cui voglio incominciare da questo qui è perché come essere infinito, puoi percepire tutte le tue
emozioni, e in realtà tu sei molto, molto di più di questo. Perché come essere finito riempi spazio infinito. E se, se è così, e sembra anche una domanda trabocchetto, allora lasciate che vi faccia un'altra domanda. Sei più grande di questo pianeta, sì o no? Sì. Questa realtà che è fatta da giudizi, polarità, giusto e sbagliato, limitazioni, che cosa potresti essere, cosa potresti essere, cosa non, non ce la farei mai essere, politica, governi, coronavirus e tutte queste cose. Questa realtà è più grande di questo pianeta, sì o no? Non così tanto, no? Quindi sei dentro questa realtà o questa realtà è dentro di te? Questa realtà è dentro di te, ok? Quindi questo è il passaggio numero uno. Non cerco di convincervi di niente di tutto questo, sto solo facendo delle domande per raggiungere le singole cose. Sembrano piccoli passi, ma chi fa Access da sempre, perché come me che lo faccio da 11 anni, io lo faccio ancora con me perché so che mi conosco e mi fido che se vado a pensare di qualsiasi cosa, vado nei dettagli più minuziosi, se non mi faccio queste domande per cogliere la consapevolezza energetica, semplicemente vado a continuare a fare domande nella mia mente, mentre stiamo cercando di capire che cosa funziona per voi. Io quando inizio ad andare fuori, impazzire per piccole cose o preoccuparmi per le cose, è semplicemente che io mi convinco che quelle cose sono giuste, e quindi la chiave per questo è chiederti, ok, verità, un essere infinito sceglierebbe questo? Io vado in quello spazio, perché energeticamente, non so se l'avete notato, ma c'è più spazio nel vostro mondo dopo che abbiamo fatto queste domande, e non c'è giusto e sbagliato, non c'è un modo che deve essere. Semplicemente quando fai queste domande riconosci chi sei e potresti avere più spazio. Che cosa vi ho mostrato? Che questo è lo spazio di voi, quindi tutto ciò che non corrisponde a quello spazio non sei tu. Sono limitazioni, giudizi, conclusioni, qualsiasi cosa che vuoi essere. Quindi questa è la prima cosa, perché per esponenzializzare la tua consapevolezza energetica devi prima di tutto veramente accedere alla tua consapevolezza energetica e riconoscere che ce l'hai, perché non puoi esponenzializzare una cosa che non riconosci di avere, perché rischi di esponenzializzare i tuoi giudizi. Quindi quanti giudizi e conclusioni hai sulla consapevolezza energetica che ti trattengono dall'esponenzializzarla, e tutto ciò che vuoi distruggere, screare, giusto, sbagliato, bene, male, poco, tutti e nove, so e continuo a scusarmi perché sto facendo piccoli passi, ma questo è quello che effettivamente faccio con me per tutto il tempo. Non perché vado alla base, ma perché queste sono le fondazioni su cui costruire, su cui creare una realtà al di là di questa realtà senza limitazioni. Oppure puoi farlo dalle conclusioni, dalle proiezioni, dalle aspettative e costruisci qualcosa di diverso. Quello che dico, siamo in questa in cui veramente riconosciamo quello di cui siamo consapevoli energeticamente. Un'altra parte grande di questo, non vi sto torturando, vi sto dando solo delle introduzioni, quindi l'altra parte è lo strumento di leggero e pesante. Questo per me è il mio pane quotidiano. Sarei morta se non fosse per lo strumento del leggero e pesante. Per quelli che non sanno, tutto ciò che è leggero vuol dire che è vero per te, e quello che è pesante vuol dire che non è vero per te. È una bugia. Devo dirlo. Non è sempre così bianco o nero. Ci sono infinite varietà, tonalità, tipi, spessori. Perché? Perché come essere infinito ricevi qualsiasi cosa come bianco o nero, o ricevi in realtà moltissime più informazioni, molte più informazioni. Quindi alcune di queste cose sono chiaramente ovvie, o questo è leggero, questo è pesante. A volte ci sono delle misture. Quindi vi darò delle domande per capire quando ci sono queste misture. Più fai queste domande, più puoi esponenzializzare la consapevolezza di quello e non il giudizio. Ha senso quello che sto dicendo? Spatma? Sì. Sì, oh wow, sono lì che aspetto.
Beh, è molto strano non vedere chi c'è nella chiamata, ma ok. Mi ricordo anni e anni fa, quando ho iniziato Access, mi sono detta, se io non posso, non riesco a fare leggero e pesante, non lo capisco, non lo sento. Io sento pesante, dove sembrava che doveva essere questo. Io vedevo più colori e sfumature che non leggero e pesante. E se leggero e pesante fosse semplicemente una consapevolezza che hai. Quindi so che può sembrare qualcosa di strano, sì, ok, una consapevolezza, beh, un grande aiuto. Lasciate che vi dica, se non devi semplicemente sentirla nel corpo, ma se invece fosse un senso che hai, per me tutto ciò che è pesante mi fa sentire la necessità di dormire tipo per 7 giorni, oppure mi fa venire voglia di guardare Netflix, mi fa venire voglia di non lavorare più, mi fa diventare depressa. Questo è qualcosa che è pesante, ma non lo classificherei come un feeling pesante. E neanche direi che la mia vita è grigia, è un senso di non essere in un universo di sì o no. E perché è come un momento in cui non ho possibilità di espandermi, in cui ho sempre solo 2 possibilità, è piuttosto pesante. Qualcosa che per me è leggera invece potrebbe essere un senso di rilassamento, tipo, ah, ok, cool, figo. Non è gioia, ci sono patine, no, non è niente di questo genere, fantastico, idee che abbiamo di che cosa è leggero e pesante. È come un sussurro di consapevolezza, qualcosa che è leggero per me, magari anche semplicemente, oh, la mia casa è in fiamme, è semplicemente un'energia, una consapevolezza, potrebbe essere una cosa che sì, riconosco, ma devo semplicemente riconoscerla. Ok, sto andando da tutte le parti, inizierò a dire questo, perché nel momento in cui cogli questo, puoi utilizzare lo strumento leggero e pesante come una bussola, e io lo faccio il più possibile. Altre volte mi dimentico e credo di essere patetica, ma aspetta, questo mi fa sentire come se dovessi ibernarmi. Ah, beh, allora questo deve essere pesante per me, ma questo per me è la mia realtà. Queste 2 cose, quindi, ora. Ho una domanda. Puoi dire di più della domanda qual è la mia realtà qui? Sì, mi piace questo. Ok. La cosa è questa. E se la tua realtà fosse qualcosa che tu, qualcosa di cui tu hai una consapevolezza energetica, ma non hai una risposta per lei? Quando dico questo, può essere, ah sì, figo, ma anche e se? Quindi aspetta che ti faccio un esempio. Quanto spesso, quando ti chiedi che cosa vorrei scegliere qui, inizi a pensare a tutti i modi in cui vorresti questa cosa. Vorrei questi 10 risultati, vorrei che non ci fossero questi risultati, quindi li metto da una parte, metterò tutta la mia attenzione in questa immagine positiva che ho, oppure in questi risultati, perché questa è la mia realtà, aspetta che la tengo qui ferma bloccata, perché questa è la mia realtà. Noto l'energia di questo, ti dà pace e rilassamento di qualcosa che è leggero? No, non veramente. Quindi è se tutto quello che... Il fatto è questo. Spesso, quando vedi delle immagini di come potrebbe essere il futuro e le solidifichi, questa è solo una conclusione. Quindi, tutti i futuri che stai cercando di solidificare, concludendoli, perché questo li porterà in esistenza, distrugge Scray, giusto, sbagliato, bene, male, poco, tutti e 9 shorts, boys and beyonds. Non vuol dire che questa non è una possibilità, potrebbe essere, ma le permetteresti di mutare e cambiare? Oh sì, mi sposerò, ok, sarà un giorno col sole, ci saranno gli ulivi, ci saranno tutte le cose, e c'è chi significare questo, sì, questo è... Magari ci saranno dei cambiamenti? No, potrebbe esserci qualche nuvola. No, 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 non sarà così, ci deve essere il sole. No. E lì dove magari hai concluso che questo sarà il futuro che avrai,
devi magari modificare leggermente quello che l'universo può darti, quello può essere la tempo migliore per fornirti la cosa, e non essere fissato su questa solida cosa che hai creato, e ti chiederai, succederà, creerà quello che desidero nella mia vita, creerà di più, ma potrebbe non necessariamente essere leggera, perché in realtà si basa sulle conclusioni che hai tratto e non dalle possibilità. Quindi con questa domanda di qual è la mia realtà, hai questa consapevolezza che, ok, questa è una possibilità, posso sposarmi in un giorno di sole e magari ci saranno gli ulivi, e sì, però puoi chiederti tutti i giorni qual è la mia realtà con questo, e se riconosci che hai deciso che si mostrerà in un determinato modo, puoi decidere tutto ciò che è poco importa. Magari la tua realtà con il ricevere è molto di più di quello che hai considerato possibile, o hai deciso che la tua realtà sarà qualcosa di meno di quello che in realtà è possibile. Quindi ovunque hai deciso che la tua realtà sarà sempre meno di quello che è realmente possibile, perché sei così incasinato, distruggi e crei tutto, giusto, sbagliato, bene, male, tutti e nove shirts, per esempio, perché l'altra cosa è... Ok, così tante cose che non so ancora se ho tempo per approfondire. Ti aiuta? Sì, è fantastico. Le persone stanno guardando e tutti stanno ringraziando. E dall'Arabia Saudita, da Auckland, ovunque. E stanno ringraziandoti per questo contributo, Diva. Bene, sono molto grata. E questo in effetti è come una veloce introduzione al soggetto, all'argomento, perché l'altra cosa che vorrei farvi capire è che la consapevolezza energetica è un dono così grande, è così un dono così dannatamente grande, che spesso non siamo in grado di capire quanto decidiamo che una cosa è più una maledizione che un dono. Ovunque hai deciso e concluso che la tua consapevolezza energetica è una maledizione in un mondo, no, vuoi distruggere e screare? Giusto, sbagliato, bene, male, proprio tutti i nove short boys and beyond. Perché se hai deciso che è una maledizione e cammini in un posto dove ci sono tante persone, sei consapevole di tutte queste persone, o ti svegli in un posto, in una città molto rumoroso, e ti capisci che tutto questo è troppo, indovina che cosa ti permette di ricevere? La maledizione di questa cosa e non il dono di questa cosa, perché il tuo punto di vista crea la tua realtà, e quindi tutto quello che è, vuoi distruggere e creare, giusto, sbagliato, bene, male, per quanto ti nuove shorts, poi sei beyond. Con gli strumenti di Access Consciousness, che è tutto l'opposto di ciò che pare essere, niente è l'opposto di ciò che pare essere, come sarebbe se quello che credi che sia una maledizione e che sia troppo difficile da gestire, e sei disposto a distruggere e screare, giusto, sbagliato, bene, male, poi fa tutti i nove shorts, boys and beyond. E se invece andassi nella domanda, la domanda sarebbe quella cosa, il lucchetto, no, anzi, no, la chiave, non so neanche fare il movimento con le mani, aspetta, oddio, due sillabe, no, ok, quella è un'altra cosa, è il gioco dei mimi. È questa cosa che potrebbe sbloccare le tue limitazioni, perché se fai una domanda stai creando un'alterazione fisica della realtà, creando qualcosa di quello che stai chiedendo. Perché? Perché sei patetico, perché sei potente, perché sei potente. E se non hai le capacità per creare, tu come essere hai quelle capacità, quindi è il tuo stato naturale, se glielo permetti. Comunque hai deciso che crei facendo, giudicando e concludendo, distruggi e screi, giusto, sbagliato, bene, male, poi tutti i nove shorts, boys and beyonds. Per avere la tua consapevolezza energetica devi essere in grado di fare determinate domande. Per esempio, stai comparando la consapevolezza energetica con il dono della vista? Quindi molti di voi magari immagino non siano ciechi, in quanto magari sono qui su Facebook, ma magari anche lo siete, è un tipo di dono, ok, sì, forse qualcosa non sta funzionando con quello che sto dicendo, ok, giusto perché lo sappiate, aspettate, ok, il dono della vista, quando cammini in strada, puoi filtrare fuori le cose che non vuoi vedere? Puoi vedere, puoi filtrare la cacca di cane,
che vedi sul marciapiede? No, devi lavorarci, però prima o poi la pesterai, no? Puoi filtrare dove le persone magari hanno vomitato. Sì, mi rendo conto che sto cogliendo delle zone un po' disgustose, però è tutto questo c'è nel mondo. Quindi noi vediamo, camminiamo, vediamo i cani, gli alberi, vediamo le case, tutte queste cose. Vedi tutto in un solo colore o in tanti colori? Più o meno tutti i colori, giusto? Quindi quando cammini per strada e vedi tutte queste cose, vedi le persone, le macchine e tutti i diversi elementi, decidi poi che queste cose devono far parte di te e dici, oh mio Dio, c'è cacca di cane, deve significare che io sono tutto sbagliato, devo annusare, devo pulire, devo spiaccicarla, devo... No, semplicemente ci passi vicino, la vedi, perché è il dono della vista, semplicemente vai avanti. E allora come sarebbe avere questo con la tua consapevolezza energetica? Quindi non vuol dire che quello che cogli è rilevante per te. Quello che vorrei che capiste è che non necessariamente tutto quello che vedi con la tua consapevolezza energetica fa parte di te, perché non è rilevante per te. Come la cacca di cane sul marciapiede non è rilevante per te, puoi semplicemente lasciarla lì. Tutto ciò che non ti permette questo distrugge screi, giusto o sbagliato, bene o male, pop up, tutti i nuovi shorts, boys and beyond. Quindi la chiave per questo è, dato che la nostra consapevolezza energetica è qualcosa che non ci è stata insegnata ad utilizzare, quindi un muscolo che abbiamo atrofizzato, e quindi il sentire, ah, oh sì, sento pesantezza, e noi siamo abituati a sentire i nostri sensi, i nostri feelings. Dovremmo iniziare invece a sentire, ok, cosa sto percependo qui? Perché come infinito, essere infinito è che ha spazio infinito. Stai forse sentendo tutto quello che è attorno a te? Sì, forse un po', no? Quindi la tua consapevolezza energetica ti dovrebbe aiutarti a distinguere che cosa è, stai veramente sentendo tu e che cosa è invece no. Quindi... questo è grandioso, dicono le persone. Sì, ha senso. Ok, grazie. Quindi, non capisco perché non vedo i commenti, ma sono sul telefono, quindi... Ok, adesso c'è un commento. Ah, sì, adesso lo vedo, sì. Ok, stavo cogliendo le storie che la consapevolezza non è facile, che è una maledizione, figo. Ah, sì. Puoi parlare di più della consapevolezza del futuro, delle possibilità del futuro? Sì, o creare da differenti realtà? Sì, è vero. E prima di questo vorrei dire un'altra cosa che porta lì. E scusate ragazzi se salto da una parte all'altra. Ho una mente autistica, quindi vado in tante direzioni. Ok. Quindi, il motivo per parlare di questa cosa di quando cammini per strada che è una cosa rilevante per te è per questo. E l'ho fatto anch'io dinamicamente nella mia vita ed è il motivo per cui voglio parlarne con voi. Perché vi darebbe molta più libertà a utilizzare gli strumenti di Access Consciousness e perché quello che succede anche è che, dato che sei consapevole energeticamente di tutto, potresti essere al tuo computer, mandare un'email e improvvisamente sei consapevole di qualcosa, che magari qualcuno in Siria è depresso. E cogli questa depressione e vai, oh mio Dio, e guardi al tuo computer e dice, deve avere a che fare con il mio computer, perché questo è quello che ho esattamente davanti a me. Quindi magari sono depresso per quella sta cosa che sto facendo sul computer e così crei questo futuro di merda, mentre in realtà dovresti essere consapevole che stai percependo qualcosa che viene da un'altra parte e chiederti, ok, cos'è questo? Ah sì, viene da laggiù, quindi questo può cambiare. Quando stai percependo che molto di quello che stai concludendo viene da quello che è davanti a te, mentre in realtà non è. Magari stai dormendo a casa, nella tua casa, e un cane abbaia fuori. E questo ha a che fare con te? No, semplicemente non ha a che fare né con te né con il tuo dormire. È solo un cane che abbaia. Lo dico perché la quantità di volte che io personalmente
stavo avendo una conversazione magari e viene su questa energia e potrebbe non avere niente a che fare con la conversazione, ma magari qualcosa che qualcuno sta facendo vicino e c'è questa energia così e io inizio a sentire questa energia e non chiedo che cos'è questo, è mio? Cosa sto percependo? Perché nel momento in cui lo sento dico semplicemente ah, questa sono io, mi sto, sono nervosa e mi sono stufa perché sto facendo una pasta e sto parlando con te, mi sto arrabbiando, insomma questo è quello che facciamo, no? Prendiamo le cose che abbiamo davanti e crediamo che quello che stiamo percependo viene esattamente da quello che stiamo facendo, ma se fate la domanda avete la sicurezza che quello che sentite come pesantezza non è vostro. Quanti di voi hanno questa, avevano questa cosa che una cosa che è pesante è una limitazione in una determinata area? Se invece fosse il contrario, che più è pesante, più è lontano dalla vostra realtà e che magari lo state rendendo così reale e lo state portando nella vostra realtà. Ovunque avete concluso che questa realtà ha a che fare con voi quando in realtà non è così. Volete distruggere e screare, giusto, sbagliato, bene, male, tutti e nove shorts, boys and beyonds. Non siamo neanche arrivati ancora all'esponenzializzazione, abbiamo ancora pochi minuti, ma se avete questa cosa, questa fondamento, questo è dove ogni consapevolezza che avete può essere esponenzializzata dalle possibilità e non da quella limitazione, perché se sto facendo la pasta e parlo con un amico al telefono e i vicini stanno litigando e io colgo l'energia di questa lite, allora io sto creando un futuro in cui credo che odio il mio amico, odio la pasta, odio cucinare o qualsiasi altra cosa, può venire fuori nelle modi più folli. Quindi voglio farvi capire questo, perché quanto del fastidio che avete magari nelle relazioni, con i soldi, con il lavoro, con qualsiasi cosa nella vostra vita, quanto di quello è effettivamente la vostra consapevolezza di qualcos'altro? Potrebbe essere una consapevolezza che viene dal mondo di qualcun altro. Magari è una consapevolezza che viene fuori per voi, ma non è rilevante per quello che sta succedendo. Magari sono i vicini o il cane, ma potete farvi questa domanda. Che cosa sto percependo? Che vi permetterà di capire che cosa sentite. E in questo modo create dei futuri in cui potete capire se state avendo un giudizio o delle consapevolezze. Ovunque avete fatto questo, ovunque vi siete sentiti come incasinati perché avete fatto questo, distruggete e screate, giusto, sbagliato, bene, male, poco a poco, nove short boys and beyonds. Le persone si stanno ringraziando tantissimo e dicono che si stanno aprendo tante consapevolezze, c'è tanta gratitudine nella chat, grazie. Elena dice, esempio meraviglioso del come chiedere una domanda, e dicono, diva per me, questa è un approfondimento dello strumento a chi appartiene questo per avere ancora più chiarezza. Eh sì, questo strumento io lo adoro così tanto. Per favore cercate il video di Dane here, io l'ho guardato un milione di volte, perché sì, ti fa capire ancora di più. E vorrei dire un'altra cosa che poi ho dimenticato cos'era. Ah sì, ok, parliamo dell'esponenzializzazione. Tutti questi strumenti, il leggero pesante, il fare la domanda, il riconoscere che sei un essere infinito, il riconoscere che tutto percepisci non ha necessariamente a che fare con quello che è davanti a te, perché la tua consapevolezza è molto di più, tutto questo costruisce il muscolo di te che ti fidi di te, perché quanto spesso non ti fidi di te stesso se segui la tua consapevolezza in un modo strano, seguendo quello che viene davanti a te, dicendo oh ma deve essere sbagliato, mi sembra così pesante, deve esserci qualcosa che non va, arriviamo a tante conclusioni. Come sarebbe se iniziassi a veramente affidarti di te? Sarebbe una cosa che esponenzializzerebbe la vostra consapevolezza energetica? Dovresti essere in grado di seguire la tua energia. Quindi, che cosa so qui? Che cosa sto percependo qui? È rilevante per me? È rilevante per questa situazione? Fai la domanda della rilevanza, perché sarà la chiave ogni singola volta, e quando lo fai e più inizi ad avere fiducia in te, e allora avrai più facilità, più consapevolezza, più di tutto.
e più fiducia anche. Thank you. Grazie. Siamo alla fine di questa cosa, andrei avanti per altre 3 ore. Sono strumenti di base, ma detti da te così aprono un nuovo spazio e sono così grata e vi ringrazio, ringrazio a tutti che guardano e ai traduttori e grazie a tutti e grazie a te, Fatma, e ai traduttori e a tutti i facilitatori che sono stati su questa serie anche, sono molto grata a tutti. Domani abbiamo Simone Lazias sull'esponenzializzazione e continueremo con noi e vi ringrazio a tutti e grazie ancora. Ciao a tutti, grazie.